su Radio.Sud. Notizie musicali, curiosità, gossip, cinema. Oggi 21 giugno, la festa della musica, conosciuta anche come Fête de la Musique, è un evento musicale annuale che si tiene il 21 giugno appunto in oltre 120 nazioni in tutto il mondo. Questa giornata speciale celebra il solstizio d'estate e l'importanza universale della musica come linguaggio universale che unisce le persone di diverse culture e provenienze. Noi la buona musica ve la facciamo sempre ascoltare e poi ogni giorno parliamo di musica con degli esperti, parliamo con chi la musica la fa e ho il piacere di avere al telefono Davide da Pollonio, il frontman dei Lost Dogs Lauder. L'ho detto bene, Davide? Ciao, buongiorno. Io sono il chitarrista. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei il chitarrista? Sì. Benissimo, di questa band che nasce un po' di tempo fa, quindi insomma di cose da raccontarci ne abbiamo. Sì, nasce molto tempo fa dal frontman Matteo e il nostro bassista Luca, tramite appunto, come dicevi tu, la musica, l'unione, la condivisione, decidono di creare prima un duo acustico e poi diciamo trasformarlo in un gruppo più verso il rock, il grunge, con anche batteria e chitarra elettrica. Attualmente la formazione prevede appunto una batteria con Simone, voce e chitarra di Matteo, basso Luca, io alla chitarra solista. Davide, dal tuo accento direi che sei della zona di Trieste, più o meno, vero? Oddio, no. Romano doc, come Romano. Tutti gli altri componenti della band, giusto? Sì, diciamo che io sono quello più... E Luca, quello più autoctono, diciamo, del territorio. Poi c'è Matteo che si è nato a Roma, però ha influenze da parte di Udine e anche di Sicilia. Sì. Invece Simone, il batterista, è toscano, zona Grosseto, quindi ci siamo incontrati tutti quanti a Roma. C'è un'Ito Roma. Benissimo. Quindi venerdì 9 giugno è uscito il vostro nuovo singolo che si chiama Wrong, la canzone che è stata scelta poi come colonna sonora del film scritto e diretto tra l'altro dal regista ed ex membro della band David Petrucci. Questo film comunque ha avuto un notevole positivo riscontro da parte della critica. Sì, esatto, appunto tramite il regista, membro della band, anche regista, ha unito queste due cose. Sì. Inizialmente il film si doveva proprio chiamare Wrong, quindi hanno scelto di rendere omaggio con una cover appunto di Depeche Mode. Esatto. Depeche Mode, che è anche una delle band ai quali ci ispiriamo per creare i nostri pezzi, una colonna della musica moderna e passata, quindi. Sì, ma come mettersi alla prova con questa reinterpretazione di questo pezzo celebre dei Depeche Mode? Com'è stato? Allora, è stato molto interessante perché, sai, fare una cover, se si fa una cover band, una tribute band, si cerca quanto più di imitare appunto la band originale, mentre quando si fanno inediti si cerca di reinterpretare, è sempre più difficile perché appunto cerchi di mettere il tuo, quindi il tuo stile, però cercando di rendere sempre omaggio e non naturale da originale, esatto. Quindi è stata una bella sfida, però è stato molto divertente, interessante, sì. Però appunto, come dici tu, bisogna sempre stare lì sul filo del rasoio per non andare poi oltre, no? Esatto, sì, non è che puoi stravolgere il genere originale, bisogna mettere del proprio, però sempre con parsimonia per non cercare di snaturare il pezzo, che è tra i pezzi più conosciuti dei Depeche Mode, iconici. Quindi esatto, quindi il 2022 è cominciato con un nuovo cambio di line up per questa band, perché tu sei appunto uno degli ultimi, vero, che si è aggiunto a questo progetto? Sì, esatto, sono proprio l'ultimo, anche il più giovane. Bene. Sono il piccolo del gruppo. Sì, no, appunto dall'anno scorso, verso maggio, mi sono unito alla band subito con molto entusiasmo, molta grinta. Cerco sempre di portare del mio, però sempre, diciamo che la band comunque esiste da tanti anni. Esatto. Sono dovuto entrare, diciamo, in maniera soffice, no? In maniera non troppo dura, imponendo comunque
mettendo il mio stile, io sono molto blues, più blues rock, loro più grunge che piace ovviamente anche a me moltissimo. E quindi abbiamo unito queste due cose. La band funziona perché secondo me ci sono tante influenze diverse che però combaciano perfettamente e si sposano in un genere unico. Esatto. E tu come riesci a spaziare da un genere all'altro? Diciamo, sì, con studio, tanto studio, tante idee, confronto anche con loro. Molte volte le idee vengono anche in faletta prove, da tutti, quindi non solo da me per la chitarra o solo dal batterista per la batteria, ma tutti, diciamo, restiamo la nostra idea, condividiamo e proviamo, sperimentiamo. Ok, Davide, mi dicevi di essere molto giovane, quanti anni hai, te lo chiedo? Molto giovane, no, dai, 32 anni. Se non si è giovani a 32 anni, Davide, ma allora io voglio entrare nel tuo mondo, perché a me piace poi parlare appunto delle emozioni e anche del punto di vista molto personale dei musicisti con cui poi ho il piacere di chiacchierare. Quindi questo tuo viaggio nel mondo della musica quando comincia? Allora, inizia a 13 anni, ho fatto un corso di chitarra classica alle scuole medie, il corso poi abbandonato, ho fatto un anno e basta, sono da lì, poi tramite viaggi, condivisione con altra gente, ho riscoperto la chitarra elettrica e quindi a 17 anni ho riniziato a studiare chitarra elettrica, poi abbandonata, ripresa, fino a che da circa 5-6 anni ho riniziato un percorso più serio e didattico, con le lezioni regolate, lezioni sempre pianificate ogni settimana per appunto iniziare un percorso e migliorare me stesso. E poi questo cerco sempre appunto di portarlo nel mio passato, nelle band che ho avuto e ora con la passata. Visto che oggi è la festa della musica, secondo te quale deve essere il messaggio che deve passare attraverso la musica? Allora, secondo me la musica è espressione di se stessi. Quindi attraverso una canzone, un brano, una frase, un testo, un riff di chitarra, di batteria, di basso, i musicisti esprimono se stessi nei loro lati più belli ma anche più brutti. Quindi, ed è questo anche il bello della musica, no? Esprimere se stessi in tutto e per tutto. Quindi, appunto, quando cerco sempre un brano, cerco sempre di immedesimarmi magari nel musicista che l'ha suonato, di magari sentire il live, capire le espressioni che fa, la passione che prova mentre suona. Quindi, per me la musica è vita. Ed è condivisione ed è esprimere se stessi. Bene. Davide, vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono i canali attraverso cui possono seguirvi? Sì, siamo su Instagram, Lost Dog Laughter, e su Facebook anche, Spotify, qualcosa su YouTube anche c'è, qualche video degli ultimi live, però sì, seguiteci e fateci cresceremo insieme a voi. Ok, Davide, io ti ringrazio per essere stato insieme a noi. Me lo presenti tu questo pezzo? Ah, poi io ricordo invece ai nostri radioascoltatori che questa intervista la potranno rivedere e riascoltare sul nostro canale YouTube. Mi presenti questo pezzo? Lo lanci tu? Sì, cari ascoltatori, questo è il nostro nuovo ultimo singolo, Wrong, una reinterpretazione della famosa canzone di Depeche Mode, e buon ascolto. Grazie Davide da Pollonio su Radio.Sud, Wrong. Grazie a voi. With the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy, I took the wrong road.
Su Radio.Sud, notizie musicali, curiosità, gossip, cinema. Radio.Sud.